Filippo Capocci, nato a Roma nel 1840, inizialmente fu allievo del padre Gaetano. Fu organista nella Basilica di San Giovanni in Laterano dal 1875, quindi maestro di cappella nella medesima basilica, subentrando al padre dal 1898. Ancora giovane fu colpito da paralisi al braccio destro, ma con una forza d'animo non comune continuò ad esercitarsi e l'arto riacquistò parte della sua funzionalità. Divenne un ottimo organista e iniziò la sua attività nella chiesa di Santa Maria in Monserrato. Ammirato per l'eccezionale virtuosismo, si fece apprezzare nel mondo artistico romano, tanto che molti musicisti si recavano ad ascoltare le sue improvvisazioni. I fedeli, però abituati a musiche facili e orecchiabili, non si entusiasmavano all'ascolto delle sue opere e gli preferivano di gran lunga le composizioni del padre. Accademico della Regia Accademia di Santa Cecilia, fu anche insegnante d'organo della Regina Margherita. Fu nominato insegnante della scuola facoltativa d'organo per la neonata Scuola Superiore di Musica nel 1911, ma non poté mai prendere parte del corpo docente per via di una malattia che lo portò alla morte, avvenuta nel luglio del 1911. Capocci divenne noto come organista e compositore solo dopo il 1881, in occasione del concerto collaudo tenuto insieme a Guilmont, del grande organo di San Luigi dei Francesi, uno strumento di Merclin con registri interi e pedaliera estesa. Eseguì la sua prima sonata per organo, dedicata all'organista francese. Il successo fu tale che egli iniziò da allora la carriera concertistica e fu invitato a suonare nelle principali città italiane ed estere. Le sue composizioni, eseguite in Inghilterra, Francia, Belgio e Germania, e perfino in America, ottennero sempre lusinghiere critiche. Nel 1891 ricevette da Papa Leone XIII la croce di cavaliere di San Gregorio Magno. Dopo un concerto tenuto all'Accademia di Santa Cecilia, divenne maestro d'organo della Regina Margherita, a cui dedicò il metodo Piccoli studi per organo. Nel 1888 la ditta Inzoli di Crema collocò nella Basilica di Sant'Ignazio a Roma un organo a tre manuali. Fu inaugurato da Capocci, il quale eseguì il seguente programma. L'analisi del programma ci permette di osservare che il recital si fondava su musiche di compositori del momento e ovviamente dell'esecutore stesso, intercalati con altri dei periodi precedenti. Forse per stuzzicare l'uditorio al gusto per l'antico, ma non penso ancora per educarlo al senso storico. La cosa non deve meravigliare, era una prassi assai comune in quel periodo. Nel 1903 Papa Pio X emanò il motu proprio riguardante la musica sacra. Capocci, che nelle sue composizioni aveva sempre rifiutato di seguire la moda, si attenne alle nuove norme, al punto da abbandonare tutte quelle composizioni paterne che non rispondevano ai nuovi principi, anche se ciò gli procurò un danno finanziario, avendone egli ereditato i diritti.
La cappella lateranense da lui diretta si adattò subito alle prescrizioni. Ma le esecuzioni in canto gregoriano non piacquero né al pubblico né alla critica. Nel 1904, insieme con Perosi e altri maestri, fece parte della commissione romana di musica sacra, che doveva promuovere la restaurazione della musica nelle chiese, seguendo le norme del motu proprio. Fu inoltre membro della commissione che doveva revisionare i libri di canto liturgico e professore d'organo della Scuola Superiore di Musica Sacra a Roma. Secondo Moretti, Capocci fu considerato il primo grande organista dopo un lungo periodo di umiliazione. Influenzò la scuola romana d'organo e si adoperò affinché gli strumenti delle chiese venissero rinnovati. Fu un compositore serio, il cui stile si riallaccia a quello organistico francese. Nelle sue composizioni possiamo notare non solo l'invenzione, ma anche la conoscenza del contrappunto e le modulazioni risultano essere talvolta anche ardite. Come compositore di musica sacra, interpretando devotamente i sacri testi, cercò di educare e di affinare a poco il sentimento musicale dei fedeli e del clero, abituati a musiche facili tolte dalla musica teatrale. Fin dal 1899 i contemporanei giudicarono le sue opere perfettamente rispondenti allo stile liturgico, prive di profanità, modelli di vera musica sacra. Molte sue composizioni vennero pubblicate in Germania, Inghilterra e in Francia, segno di quanto grande fosse la sua notorietà. La sua produzione organistica consta di circa 200 opere e comprende sonate per organo, 12 volumi di pezzi originali, 6 volumi dedicati all'ufficio divino, diversi volumi di altre composizioni varie e una fantasia composta espressamente per l'inaugurazione dell'organo di San Giovanni in Laterano. Capocci si dedicò in quanto maestro di cappella anche alla composizione vocale, di cui si ricordano almeno 3 messe. Cominciò a pubblicare le sue opere verso il 1880. Non aveva in Italia alcun punto di riferimento, pertanto assunse come modelli da imitare Bach e Mendelssohn, oltre alla conoscenza che aveva dei contemporanei francesi. Le sue opere sono di impronta quasi neoclassica e riflettono un gusto orchestrale e quindi sinfonico. Oggi le sue composizioni, che non sono molto conosciute, iniziano ad essere riprese timidamente dagli organisti in concerto, segno di un rinnovato interesse verso un maestro da considerarsi a tutti gli effetti tra i padri della nuova scuola organistica italiana. Vi lascio con l'ascolto del brano Inno trionfale tratto da 10 composizioni per organo.